Eh sì, perché dopo l'alluvione del 2019, l'alluvione del 2021 che ha colpito questa zona prevalentemente, noi avevamo detto che non l'avremmo dimenticati, così abbiamo fatto attraverso la nostra struttura tecnica, abbiamo costruito l'iter per chiedere questi soldi al Ministero. Gran parte dei soldi sono stati destinati proprio al Piemonte, sono tanti i comuni, però in gran parte sono tutti qui in provincia di Alessandria. L'anno scorso quasi 1 milione di euro a Ovada, oggi abbiamo 5 comuni, anche qui quasi 1 milione di euro, e servono appunto per non solo ripristinare l'emergenza che nel frattempo era stata attuata, ma soprattutto a mettere anche in sicurezza l'area colpita, perché purtroppo con i cambiamenti climatici, con questi eventi che hanno sempre più forza, bisogna fare azioni che siano il più possibile definitive. Poi il rischio zero purtroppo non esiste, però il messaggio e anche la nostra presenza qui nella sede della provincia di Alessandria è dimostrare che noi le periferie non vogliamo dimenticare, perché sono piccoli comuni, magari non sono strutturati, non hanno i finanziamenti, però ci vivono le persone, noi vogliamo tutelare tutte le comunità. Quindi sono soldi, è vero, di ripristino di una calamità, però finalmente riusciamo a metterla in sistemazione in maniera definitiva, questa è la cosa più importante. Qualcuno ha chiesto interventi anche strutturali per il futuro, perché insomma quelle zone sono sempre a rischio, insomma una cura particolare. Sì, perché in effetti noi abbiamo messo per la prima volta nella programmazione europea, perché in quelle precedenti non c'erano, quasi 500 milioni di euro destinati alla transizione ecologica, tra cui quello di riqualificazione delle sponde dei fiumi, pulizia, perché oggi noi abbiamo un sistema purtroppo fragile, spesso abbandonato negli anni, e dobbiamo riprendere un po' questa anche cultura di pulizia dei fiumi, ma soprattutto anche di fare delle opere che non siano singole emergenziali, ma che siano su tutta l'asta del fiume. Bisogna studiarlo bene il fiume, perché le situazioni cambiano ormai. Certo, una domanda diciamo extra a questi finanziamenti, però la situazione di messa in sicurezza della città di Alessandria rispetto allo sfondo della Bormida, del fiume Bormida, mi sembra insomma abbiano ancora preoccupazione. Sì, ovviamente come dico ci sono tante situazioni in tutto il Piemonte, i fondi ci sono, però per poter attrarre questi fondi bisogna fare dei progetti definitivi, e poi i lavori devono essere realizzati anche in tempo. Questi sono ormai i criteri che sono imposti sia dalla Commissione Europea ma anche dal Ministero, quindi non mancano risorse, ci vuole la volontà di fare. Abbiamo voluto fare questa conferenza proprio perché abbiamo voluto dare un po' un segnale di fiducia di quello che probabilmente nel tempo era venuto a mancare, perché naturalmente stiamo parlando di interventi che toccano danni subiti nel 2019 e poi successivamente nel 2021, quindi un modo per dimostrare che nella difficoltà di un cambiamento climatico che sta colpendo sempre di più i territori, quindi oggi abbiamo appena finito di pensare a un problema che nel frattempo ne sta succedendo un altro, vedersi ad esempio il grande tema della siccità che ha colpito i territori piemontesi, ma che le risorse sono state in parte dirottate successivamente poi la grande purtroppo criticità e calamità dell'Emilia Romagna, quindi risorse che vengono spesso non proprio sfruttate per quello che originalmente doveva essere. Oggi abbiamo dato la possibilità a cinque dei comuni alessandrini di poter mettersi in campo e quindi intervenire per ripristinare opere danneggiate, e quindi abbiamo voluto oggi dimostrare che l'attenzione c'è. C'è attenzione, c'è anche velocità negli interventi, questo è necessario. Assolutamente sì, infatti noi riteniamo che questa è un'operazione da risolvere a breve, anche perché sono opere che tra l'altro hanno bisogno di celerità, e ci fa piacere aver sentito che i comuni sono già pronti a livello di progetti, perché questa può essere la grande sfida. I comuni adesso in questo caso a livello di emergenze, ma nel generale dovranno essere sempre pronti ad avere i progetti cantierabili, perché quando si hanno le risorse bisogna sfruttarle immediatamente.